Entra, vieni, vieni a visitare. Entra e vedrai immagini incredibili. Vieni e vivrai gli attimi più emozionanti della tua vita. Avvicinati. Vedrai immagini che agli altri uomini sono negati. O devo pensare che non hai il coraggio di entrare. Benvenuto. Avvicinati. Guarda, il tuo futuro è qui, a meno che tu non mi dai qualcosa. Scegli il tuo avvenire, dimmi quello che vuoi. Amore, ricchezza, celebrità, sarà tutto tuo. Scegli adesso, pagherai alla tua morte. Io ti contenterò della tua anima. Non mi sembra una gran cosa. People all over the world are standing up for a God-given right. And that right is to be free. Free to think, free to be, free to go, free to be at peace. But to some, there's a price for freedom, and in the minds of many, there are those who have died for freedom. Ooh. Yeah. We all want freedom, freedom.
centinaia di migliaia di persone in piazza, migliaia di arresti, 250 detenuti politici attualmente in carcere, 150 rifugiati all'estero. Anche questo è stato il conflitto sociale in Italia negli anni 70 e 80. Detenzione politica ed esilio, un problema da affrontare e risolvere. Paolo Persichetti, arrestato in Francia, è in attesa di estradizione. Occorrono 30 milioni per sostenere le sue spese legali e il suo diritto alla libertà. Aveva guanti neri di pelo. Un bambino nomade di 11 anni è morto colpito da un proiettile partito accidentalmente dalla pistola di ordinanza di un carabiniere. Quando è venuto l'avvocato ci ha detto, uno è ammazzato e l'altro è ferito gravemente. Il bambino... È un momento importante di riflessione per tutti, oltre che un caso, una tragedia appunto su cui vogliamo far luce. Ecco, io tiravo giù la maglia, sai. Ho detto, tanto se mi rivolgente mi fa... E mi hanno picchiato tutti con i bastoni, le mani e tutto dietro, perché poi di dietro si vede tutto questo che... È stato anche reso pubblico, la cella era stata non solo pinta ma anche imbiancata. Ho guanti e tirato la pistola. Ho detto, scommetti che ti sparo. Ho detto, scommetti che ti sparo. Ho detto, scommetti che ti sparo. La detenzione politica oggi è un fenomeno ormai residuale della detenzione politica. In carcere sono passate per la sinistra circa 6.000 persone delle formazioni armate, quindi un numero piuttosto consistente. Il 92%, 93% di queste persone oggi è uscito, cioè c'è stato dentro, è entrato ed è uscito. Oggi in carcere ci sono in tutto 250 persone. Di queste 250 persone, 100 sono in condizioni di, come la mia, mettiamo, semilibertà, oppure articoli 21, oppure situazioni, diciamo, di internità e esternità, insomma, situazione non risolta, ma insomma ancora legata al carcere. 150 invece sono ancora detenute a tutti gli effetti. Di queste 150 persone, 76 hanno l'ergastolo e quindi abbiamo uno zoccolo, diciamo, duro di detenzione che è rappresentato da quelle persone con ergastolo, no? Che effettivamente, diciamo, trovano una grandissima difficoltà a immaginare anche soluzioni transitorie, insomma, come quelle delle semilibertà o altro.
Di fatto queste persone che sono in carcere oggi, a tutti gli effetti, cioè le 150, sono persone che non hanno usufruito della legge sulla dissociazione o sul pentimento e che quindi si trovano in un intervallo di etichetta che per generalmente viene detto l'intervallo degli irriducibili. In realtà la parola non ha molto senso, noi infatti giochiamo più un paradosso dicendo noi non siamo né pentiti, né dissociati, né irriducibili, noi siamo persone con nome e cognome, chiamami come ti pare, insomma ognuno di noi ha una propria idea. Il patto organizzativo che ci legava a noi delle Brigate Rosse o a tutti gli altri di altre formazioni, Colpa, altri che sono ancora in carcere, è stato sciolto da tutte le organizzazioni molti anni fa. Quindi di fatto tutte le persone che sono in carcere hanno tra di loro un patto che non è più legato alla vicenda armata, cioè alla militanza comune in un'organizzazione politico-militare o politica, ma è legato invece al comune senso di solidarietà per il problema della detenzione politica. Poiché noi abbiamo fatto un'esperienza comune, allora vogliamo che questa esperienza comune termini per tutti. In questo senso noi ci sentiamo legati a condurre questa battaglia per una soluzione politica generale del problema della detenzione. Una soluzione che immaginiamo per tutti i detenuti, senza alcuna valutazione d'opinione, cioè per cui a noi non interessa tanto stabilire oggi cosa pensa Renato Curcio, cosa pensa Prospero Gallinari, cosa pensa Mario Moretti, oppure un militante di un'altra formazione. No, cioè per noi chiunque sia in carcere e che sia in carcere per storie legate alla nostra vicenda deve oggi in qualche modo, poiché questo fenomeno è finito da molti anni e poiché anche la società italiana è entrata in una fase e sta entrando in una fase di mutamento e di rinnovamento diverse, allora noi pensiamo che devono essere liberati, messi in condizioni, insomma. La detenzione politica, se non viene risolta, si configura semplicemente come un residuo di vendetta sociale, una cultura della vendetta, poiché non esistono più ragioni di diritto, cioè per tenere in carcere queste persone. Le persone attualmente in carcere non sono in carcere per ciò che hanno fatto, ma sono in carcere per ciò che pensano. Sfondare ogni muro di qualsiasi galera, fino in fondo, fino all'ultima cella. Un lungo viaggio con un mio compagno, con il Cristo, un treno in corsa da Roma a San Vittore. Percorre veloce quei binari, queste terre, ma non riesco a sentirmi un uomo libero, capisci? L'ho detto a bassa voce, ora voglio gridarlo. Non riesco a sentirmi un uomo libero, perché la libertà è un valore per tutti o per nessuno. Quanti fratelli, quanti in un carcere compagni. La storia non può cancellarvi, non possono impedirmi di sentirvi come i miei fratelli di uno stesso percorso. Uno stesso cammino dai mille sentieri, e ognuno ha preso il suo destino, ma la voglia di giustizia ci accompagna per il mondo. Me lo ricordo, sì me lo ricordo, NCOT, non andiamo da soli per il mondo. Non è la notte nel suo freddo che può stringere il mio petto, ma ora i vostri occhi fra le barre rinchiusi dentro in una gabbia d'acciaio. Fa l'assurdo prezzo da pagare nella vita, ogni secondo, ogni rumore questa vita non ha prezzo. Allora abbracciala, e allora abbracciala.
braccio speciale, pensa ora una K. È una doppia S, un colonnello di merda. Lui è la tua legge reale, presidente agli interni, al consiglio al Quirinale. Presidente punito, presidente infame. Com'è bello giocare sulla pelle di culo. Bello giocare di nuovo agli anni pesanti. Con che cora non si arrese e non si arrende. Con chi vive nell'inferno in quelle fottute celle. Prigione. Evoluzione matematica del potere. La metti in conto se vuoi vivere senza uccidere l'istinto di reagire. So che un essere umano non può essere per essere o solo vivere per morire. Fra mille prepotenze o d'angherie. So che è stato lo Stato ad uccidere sui treni che ha parato il primo omaggio ai contadini. So che se si tratta di strage c'è la mano del potere. Pur non avendo le prove il potere assolve sempre il potere. Chi reagisce non tradisce l'attesa e lo fa per legittima difesa. Quella notte il tempo si è fermato. Ora non trovo parole adatte per spiegare cosa si prova quando il tempo è fermo per guardare il 31 dicembre 1991. Distanze, barriere annullate, superate. A niente sono serviti muri di cintermi potenti. Nessuno ha potuto fermare i nostri campi. La nostra, la vostra gioia. Poche alle finestre, braccia tese fuori dalle sbarre. Salutare a figlio chiuso il tempo. Un'incredibile immagine da dentro a fuori, da fuori a dentro. Ascolta, non si catena il vento come il vento. Portiamo la nostra voce dove non si può sentire. Altro che il silenzio, un grido. Attento, che stanno ci appartiene, non potranno incatenarlo. Possono annebbiare le coscienze, non è poco, ma neanche abbastanza. Ma neanche abbastanza, no. Non è mai abbastanza. Mille braccia protese per raccogliere un ricordo. Un fiore sbocciato per la libertà. Quante voci che pretendono giustizia, quante voci. Facci sentire anche la tua. Quante voci che pretendono giustizia, quante voci. Quante voci che pretendono giustizia. Prospero, quali sono le tue condizioni di salute attuali e che cosa stai facendo dopo che sei uscito dal carcere, appunto per pensare alle tue condizioni di salute? Le condizioni sono quelle che ormai sono abbastanza conosciute da anni. Sono in una situazione di cardiopatia ischemica, non ho avuto grossi mutamenti perché in realtà quello che deve avvenire è un'operazione che già da tempo dovevo svolgere, che nella prima occasione fu respinta la richiesta che fu inoltrata, che finalmente ne è stato preso atto. Adesso devo affrontare l'operazione, nei prossimi mesi sarà la risposta che speriamo riesca a mutare la situazione. Si è più volte parlato della condizione in generale dei detenuti politici. L'hai vissuta in termini di quotidianità fino a qualche giorno fa, la continui a vivere ovviamente come intensità e condivisione del problema anche adesso. Che cosa hai lasciato dentro al carcere oggi, oltre ovviamente il grande numero di compagni all'interno del carcere stesso? Ho lasciato una contraddizione che infatti è del tutto aperta. Al di là dell'aspetto affettivo, dei compagni che ho lasciato, della gente con la quale ho vissuto, ho lasciato un problema che per diversi anni è stato sollevato, mai si è andati a una conclusione, mai c'è stata la forza di riuscire ad imporlo. Dei compagni che sono rimasti con un bagaglio di esperienza, un bagaglio politico, una storia che va difesa, rappresentata e va portata fuori dalle carceri. E non possiamo pensare di rispondere a questo semplicemente attraverso le malattie, attraverso il fatto che compagni uno a uno escono. È un problema politico, è un problema che va affrontato proprio come questione politica. Questo ho lasciato dentro e questo è secondo me il lavoro che va fatto e va sviluppato perché nei prossimi mesi, nei prossimi tempi si riesca a portarlo fuori. Realizziamo questa breve intervista all'interno di un quartiere che fino a qualche giorno fa, anche se normalmente lo è, era sulle prime pagine dei giornali per un motivo che riguardava l'ennesima aggressione nei confronti di immigrati di colore nella nostra città. La struttura stessa edilizia di questo quartiere, simile a tanti altri in città, ricorda molto da vicino l'edilizia carceraria. Siamo qui per un'iniziativa sul carcere, quasi come risposta a quello che è avvenuto in questi giorni. Che cosa pensi di questa realtà che hai conosciuto da poco, appena uscito, e che visivamente non conoscevi prima, comprese le cose che abbiamo letto tutti sui giornali in questi giorni? Più dell'edilizia, la cosa che mi ha colpito da quando sono uscito, in parte già le notizie attraverso i giornali, attraverso parlando con i compagni, ma la cosa che in particolare mi ha colpito è stata l'uscita della sinistra, di tutte le forze, da quelle che sono proprio quelle realtà sociali come questa borgata, come queste zone qua. Questa è una cosa molto grave perché è il segno di una incapacità di penetrare, di essere presente dentro nelle contraddizioni sociali e politiche che l'antagonismo di queste situazioni di marginazione porta.
Questa è una grossa debolezza che si è dimostrata. Il fatto che qua ci sia un radicamento da parte dei nazischini, ci sia una forza su questo lato, è estremamente negativo, è estremamente indicativo però secondo me anche dei limiti coi quali le contraddizioni di questi strati di classe, di questa situazione di marginazione è stata finora affrontata. È il limite secondo me di una sinistra che non è stata in grado in questi anni di affrontare una politica dal basso, una politica che possa assumere le questioni sociali che rappresentano queste borgate, che rappresenta proprio questa situazione di emarginazione. You know life is very hard, being a human being. There's too much hate controlling our lives in the world. Can't you see? Hard times, agony, frustration, maniacs ruling all the nation, blood suckers. Keeping people poor, religions, speaking of the big war, hell. We'll only be a kingdom, taking up the pill, we'll only stop the baby boom. Racism in the mind of the people, not looking at others as equal on the Lord. Save your world. So save it. Save it. Save your world. Big dream, everything in life isn't all as it seems. Twisted minds, corrupted people, whatever happened treating others as equal, that's right. You heard what I said, we all have hearts, we all bleed red, but for those who choose to cause harm, time is running out, you couldn't get very far, God. Save it, save your world. So save it, save it, save your world. Politicians who sell your dreams until they get in office, then they do as they please. Terrorism, racism, all the scheming and the schism, not to mention lock up with a black man in prison. Well, I plot them, I plot against me. Reality is the key to society. In order to live right in this world today, you have to be very lucky and you have to pray. Hickman is not a short in these. Saga bleiben zu Hause. Silvia Barottini, detenuta numero 051-6490-872, carcere femminile di massima sicurezza, Marianna, Florida, Stati Uniti d'America. Condannata nel 1983 a 43 anni di carcere per concorso nell'evasione della rivoluzionaria afroamericana Assata Shakur e per reati associativi di presunta matrice terroristica. Non le sono mai stati imputati fatti di sangue, detenzioni di armi, di esplosivo. Ha trascorso 2 anni di reclusione in un'unità speciale di deprivazione sensoria, senza luce solare, in totale isolamento, a Lexington, nel Kentucky, operata 2 volte di cancro squamoso uterino. Silvia Baraldini è una detenuta politica, una comunista, una combattente per la libertà. Na 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 na. Silenzio dopo
scena sullo schermo, l'immagine ferma. Silvia, le catene, le caviglie in una gabbia. C'è una luce azzurra, un rettangolo fermo. Lo steggino che passa, musiche e voci monotone dal televisore. E pensiamo a quel compagno fuori. Per tanti anni dentro, ora non più al nostro fianco. Ai domiciliari, perché anche i dottori dell'apocalisse riconoscono il suo stato di più niente. Zero, assolutamente niente. Ora a casa da solo, rinchiuso in una camera che è il suo nostro tormento. Un segno indelebile di un tempo, la cui potenza del continuo è maggiore di quella comune in cui scandire tac tic alla rovescia. E pensiamo a quella sua camera come una cella, e lui il peggio di prima che la reda come dentro. Fuori tutti i mobili e dentro una branda, perché sappiamo che per lui non c'è più un senso. Forse è solo il simulare un'evasione per ogni agognata. E pensiamo dove siete, dove siamo, quando eravamo 1000, 10.000, 100.000. È impossibile che fuori non c'è più nessuno. È impossibile che non si sente più una voce, un rumore, un respiro. Dove siete, ci sentite, non vi sento. Non sento più nessuno, fuori è stare un muro. È impossibile che fuori non c'è più un respiro. È impossibile che fuori non c'è più nessuno. Chissà, i padroni sono di nuovo sicuri di sé. Tornano a sfoggiare i gioielli alla scala, le pellicce, i loro soldi, le BMW. Fra tanta gente indifferente. E poi le carichi pestaggi, la polizia protegge i blindati come sempre. I tepizi in divisa, caschi azzurri e manganelli. E li vedi, sempre presenti, fare di fabbriche, scuole, cimiteri viventi. E così ti trasformi, trasformati in contorno, liberando la tua mente. Segue il ruota, il corpo che le torna e sale dentro. Dopo sale il senso delle cose e non ce la fa più. Sarà affacciato ad un balcone, così nella mischia ti ritrovi non per gioco, ma perché sale solo la voglia di apparire al mondo per non morire. Come neve al sole, trasformati in bravi automi dalla televisione. Ma c'è chi dice no, c'è chi sfonda il silenzio, c'è chi cerca nella notte di fare rumore tremendo, assordante. Dietro quel fumo nero le guardie, e noi girare tra le fiamme continuando a lottare dentro da dentro quelle gabbie. Frangendo il silenzio con tutto quanto sulle sbarre. Allora decidiamo di fare fiaccolata, anche se era complicato. Pensavamo uno spettacolo da fuori, tutti quei fuochi tremanti. Sul muro nero accanto ai nostri pugni, sul muro nero accanto ai nostri sguardi. Da fuori, tutti quei fuochi tremanti. Sul muro nero accanto a una bandiera, sul muro nero di questa galera. Ma gli unici che potevano vedere erano solo piccolissimi fari freccianti sull'autostrada lontana, indifferenti, o forse un aeroplano su in alto tra i tanti, distinguendo solo il buio fra le rotte di volo dei venti, volando avanti verso cieli immensamente distanti sopra quei fuochi tremanti. E pensiamo dove siete, dove siamo, quando eravamo 1000, 10.000, 100.000. È impossibile che fuori non c'è più nessuno. È impossibile che non si sente più una voce, un rumore, un respiro. Dove siete, ci sentite, non vi sento. Non sento più nessuno, fuori restare un muro. È impossibile che fuori non c'è più un respiro. È impossibile che fuori non c'è più nessuno. Che ne sottometto un altro, pensiamo che domani sarà come ieri. Di nuovo un altro strano silenzio dopo cena, ragionando su come apparire per sentirti vivi. E pensiamo a chi sta peggio, se lontani pensieri, forse come i nostri o forse anche diversi. Al coraggio che ci dà il suo sguardo invisibile, a chi non vuol vedere perché sono sussurri. Pronunciano il nome di Silvia Baraldini. Fuori, 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 fuori. Forse solo un aeroplano su in alto, oltrepassando l'oceano fra le nuvole, leggendo un pentagramma di note d'assalto, ancora un'altra volta cavalcando un sogno.